Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder. And tearful at the falling of a star. Quanti aspetti legano l'assistenza psichiatrica con l'assistenza geriatrica di cui adesso io vi parlerò, approfondendo in particolare un argomento che in realtà rappresenta una modalità molto discutibile che utilizziamo nell'assistenza agli anziani. Pensavo ad esempio alla difesa dei diritti di queste persone, i pazienti psichiatrici e gli anziani, in particolare il diritto alla libertà, il diritto all'autodeterminazione. Anche per gli anziani il consenso molto spesso, indipendentemente dalla loro situazione di essere interdetti, e lo sono molto pochi, o con un amministratore di sostegno, viene richiesto ai familiari, che questo non ha ragione di essere in tantissime situazioni. Allora, per quanto riguarda l'argomento di cui io vi devo parlare oggi, io ho ritenuto di approfondire nel tempo che ho a disposizione alcuni aspetti. La contenzione fisica, la definizione, perché se non ci chiariamo sui termini, spesso facciamo confusione. La contenzione fisica, una pratica di scarsa efficacia, vedremo, non ci sono dubbi, non serve, non è dimostrato che serve. Una pratica diffusa, vi riporterò alcuni dati internazionali, ma soprattutto alcuni dati italiani che documentano che la contenzione è molto utilizzata. Molto utilizzata tanto che il Comitato Nazionale di Bioetica nel 2015 ha fornito delle raccomandazioni volte ad una riduzione della contenzione e poi alcune piste possibili di lavoro per ridurre la contenzione fisica all'interno di tutte le realtà, vedremo anche a casa delle persone, la contenzione fisica. Allora, ci sono due definizioni più accreditate, questa è quella più datata del 1992, che in sostanza dicono che la contenzione è ciò che si fa, ciò che si applica nei confronti di una persona per limitare la libertà di movimento, e questo che noi applichiamo non può facilmente essere rimosso. Anche nella definizione più recente, che è quella del 2016, pubblicata sulla rivista dei geriatri americani, contenzione fisica, di nuovo si ritorna al concetto di azione, procedura applicata o adiacente, perché vedremo che sono le spondine il mezzo di contenzione più utilizzato, e sulle spondine farò nella parte finale una riflessione ad hoc, che la persona non può controllare o rimuovere e che impedisce la libertà di movimento atta ad assumere una posizione di scelta. Cioè, la persona non può assumere la posizione che vorrebbe assumere, non può alzarsi dal letto. Qualche volta la cintura di contenzione a letto con le spondine impedisce anche alla persona di sedersi nel letto se lo volesse e se ne fosse in grado. O l'accesso al proprio corpo, quindi l'utilizzo di tutta una serie di sistemi che impediscono alla persona in ospedale le polsiere di strapparsi device, nelle strutture residenziali per anziani speciali tutori che impediscono alla persona di togliersi il pannolone o di manipolarsi, perché riteniamo che questo non debba essere fatto. La contenzione fisica, scarsa efficacia, non c'è bisogno di scomodare tanti studi, basta la Cochrane che ci dice che, considerando le attuali evidenze, è discutibile se l'uso della contenzione fisica possa essere giustificato in termini di riduzione del rischio di cadute, che è la ragione principale in tutti i setting, anche a domicilio, per cui si applica la contenzione. E di controllo dell'agitazione subito dopo le cadute, il problema di controllare, un altro termine che è tornato molto anche nella sessione precedente, nelle sessioni precedenti, controllare i comportamenti, quindi far sì che le persone non agiscano dei comportamenti che possano essere per sé o per altri dannosi. Ed è altrettanto discutibile se i dispositivi di contenzione siano efficaci o sicuri. Ci sono documentate morti in contenzione, anche il luogo dove io lavoro adesso, di cui vi porterò poi alcuni dati,
che è il distretto 1 dell'AS di Bassano del Grappa, c'è stata una morte in convenzione di un paziente anziano di 89 anni che è contenuto, morto, strangolandosi con il metodo di contenzione. Questo naturalmente ha aperto, lo posso dire perché è qualcosa di pubblico, nel senso che ovviamente i giornali se ne sono occupati, è successo qualche anno fa, c'è in corso naturalmente un procedimento penale, e quindi possono anche portare a questo, ma in realtà il problema non è soltanto quello di pensare a un evento così grave, ma pensiamo che un anziano, una volta che è stato messo, e lo vedremo nel caso che vi porto, in contenzione, perde quelle poche abilità che ha. Quindi noi, in maniera assolutamente iatrogena, produciamo quella che viene definita una disabilità in eccesso. Allora, questi sono i dati degli Stati Uniti d'America nel 2017, negli ospedali l'8,5%, non sono noti, quindi un campione importante di pazienti di ospedali, non sono noti i mezzi, la contenzione deve essere prescritta. Si discute, e vi devo dire che da questo punto di vista l'esperienza di Trieste, che si è dichiarata città libera da contenzione, e la giunta regionale che ha emanato delle raccomandazioni perché la contenzione non venga più utilizzata all'interno di tutti i luoghi di cura, non soltanto nell'ambito psichiatrico, ha fatto riflettere molto, non soltanto nel territorio triestino, ma naturalmente in tutte quelle realtà come quelle dove io opero, in cui la contenzione, come vedremo, c'è qualcosa che viene tutt'oggi utilizzato. In Germania il 9,3%, sono prevalentemente le spondine, le cinture di contenzione a letto in sedia, la contenzione è consentita solo in casi eccezionali. In Israele, una cosa particolare che vi ho portato, è consentito l'utilizzo delle polsiere per prevenire danni a sé e ad altri, e le spondine non sono considerate mezzo di contenzione. Quindi c'è anche una cultura sulla contenzione che forse andrebbe un pochino rivista e, come dire, uniformata. Italia, questo è uno studio del 2016, quindi sono i dati più recenti, è stato fatto in 52 aziende, 83 ospedali, 208 unità operative, è lo studio condotto da infermieri sugli esiti sensibili alle cure infermieristiche, e osserviamo una prevalenza in ospedale del 38,2%, ma come vedete, laddove ci sono gli anziani, geriatria, lungodegenza, recupero, riabilitazione, la contenzione aumenta. Nelle case di riposo, in Germania, il 26,2%, le spondine sono il mezzo di contenzione utilizzato in un quarto dei pazienti, degli ospiti contenuti, in Svizzera il 26,8%, anche in Svizzera ci sono delle norme e che consentono la contenzione delle persone che sono a rischio di far del male a sé e ad altri, ma è facile dimostrare che se uno cade si fa del male e quindi la contenzione viene applicata. E in Svizzera, nella civilissima Svizzera, si utilizzano o le due spondine o una spondina e si mette il muro contro il letto, che mi sembra una cosa un po' quantomeno discutibile. In Spagna, 2017, in Spagna, come da noi, fatto salvo appunto Trieste, non sono presenti norme, in queste strutture la contenzione è l'84,9%, le spondine la fanno da padrone, ma vedremo che anche la spondina che oramai è diventata un corredo del letto, quando io ho iniziato a fare infermiera le spondine erano di alluminio, pesavano anche abbastanza e bisognava agganciarle al letto, adesso tutti i letti che noi acquistiamo hanno le spondine, qualche volta hanno le spondine che non coprono tutto il lato del letto e che secondo la letteratura potrebbero essere non contenzione, quindi quelle che coprono prevalentemente la parte superiore, vero è che tanti nostri ospiti e tanti pazienti sono comunque viste come un ostacolo e quindi cercano di scavalcarle. In Italia, nelle strutture residenziali per anziani, c'è lo studio che è stato commissionato dall'Ordine degli Infermieri nel 2010, pubblicato nel 2012 sulla rivista dell'Ordine, 70 strutture per complessivi 6.690 residenti, contenuti il 68,7%. Aveva almeno un mezzo di contenzione. Un'altra cosa che si osserva spesso è questa variabilità tra i centri, che va dal 6%, quindi in queste strutture avevamo strutture che contenevano il 6% e strutture che contenevano il 100%, cioè tutte le persone avevano almeno
prevalentemente le spugne doppie spondine. E perché si conteneva per evitare le cadute, che è la motivazione prevalente. Questo è il dato dell'azienda dove io adesso lavoro da un paio d'anni. Quindi abbiamo 16 centri servizi corrispondono alle case di riposo, strutture residenziali, 1.436 posti letto per complessivi 34 nuclei. I contenuti in questo periodo di rilevazione, cioè nel 2015, erano presenti 1.410 e 1.074, cioè il 76,2%, erano contenuti anche qui con una variabilità che va dal 3,3%, in realtà era una struttura per autosufficienti, quindi non ci sarebbe dovuta essere neanche quella contenzione, al 100%, almeno con un mezzo. Perché? Per prevenire le cadute. Al domicilio. Abbiamo dati che ci documentano, sono dati recenti, non c'era nulla prima della pubblicazione che è stata fatta recentissimamente nel 2018, questa revisione, che ha riportato alcuni studi condotti nei Paesi Bassi, in Belgio, in Giappone, negli USA, e uno studio multicentrico a cui hanno partecipato le nazioni che vedete lì rappresentate, e la prevalenza di contenzione al domicilio va dal 5 al 24,7%, con mezzi di contenzione fisica, contenzione ambientale e sottrazione di ausili. Cioè la persona che si poteva muovere con l'ausilio gli viene portato via per evitare che si muova. In una situazione curiosa, una signora diceva: quando faccio le pulizie non voglio che mi giri intorno con il girellino, e quindi glielo porto via. Per quanto? Anche 2 o 3 ore. Naturalmente il signore protestava perché voleva muoversi. Le famiglie hanno un ruolo molto importante nel processo decisionale, molto meno i medici di medicina generale. Si sono osservate delle motivazioni diverse, se in casa di riposo, in ospedale, conteniamo per l'agitazione, ma prevalentemente per le cadute, a casa la contenzione viene utilizzata per ritardare l'ammissione in casa di riposo, quindi riesco ad andare avanti ancora un po' a gestire la persona e per fornire sollievo anche a lui. Questo è dato naturalmente sulla spinta di quella pubblicazione del 2018. Abbiamo provato con i nostri 28 infermieri dell'assistenza domiciliare, che interrogati giuravano e sperduravano che ci fossero pazienti contenuti a domicilio, abbiamo detto: allora prendiamoci una settimana dell'anno scorso, ci prendiamo una settimana e tutti i pazienti che visitate in questa settimana osservate se utilizzano, chiedete, informatevi, guardate. Questo è stato fatto, direi in maniera, hanno insomma accettato la sfida e hanno raccolto i dati in maniera estremamente corretta. Dei 545 utenti che loro assistevano, ne hanno visti in quella settimana 510, persone anziane, prevalentemente donne, e le persone che nelle 24 ore precedenti la visita dell'infermiere erano stati contenuti con uno o più, quindi fino a un massimo di 3, non necessariamente contemporaneamente, ma comunque 3 mezzi di contenzione, erano il 37,5%, quindi di più di quello che abbiamo visto nella letteratura che è stata pubblicata quest'anno. La contenzione delle persone anziane è stata oggetto di questo parere del Comitato Nazionale Bioetica del 2015, che richiama, quindi dice: i soggetti più esposti alla contenzione sono i pazienti psichiatrici. Il comitato se ne era occupato nel 1999 e qui compaiono per la prima volta, per quanto riguarda questo ente, anche gli anziani. E sottolineano che mentre per la psichiatria c'è già in atto un dibattito, e lo abbiamo sentito bene oggi pomeriggio, il dibattito è invece molto più scarso per quanto riguarda gli anziani. E naturalmente ribadisce la necessità di ridurre la contenzione. Vediamo se riesco a sciogliere.
Allora, superare la contenzione condanna l'attuale applicazione estensiva della contenzione. Una particolarità che rende diversa la contenzione in ambito psichiatrico rispetto all'ambito geriatrico, che la contenzione in ambito geriatrico tende ad essere prescritta per più ore al giorno e ad essere applicata per più tempo. In una ricerca precedente che abbiamo fatto nelle strutture residenziali per anziani delle province di Milano e Brescia, abbiamo osservato per un 5% di ospiti di strutture residenziali che non si riusciva a risalire alla data in cui era stata prescritta la contenzione. Cioè, come a dire, la contenzione è per sempre, una volta che l'abbiamo decisa diventa una modalità abituale della quale neanche probabilmente percepiamo tra virgolette, non tanto magari la pericolosità, perché quello ce ne potremmo accorgere senz'altro, ma percepiamo la gravità nei confronti di quelli che sono i diritti della persona e quindi continuiamo a contenerla. E forse è questa percezione di un uso così abbastanza easy della contenzione che ci preoccupa, perché come ci ricorda il Comitato Nazionale di Bioetica, violiamo i diritti fondamentali della persona. Il Comitato raccomanda di incrementare la ricerca sulla contenzione e monitorare il fenomeno. Superamento della contenzione e favorire i servizi e le strutture che non contengono. Superare la contenzione, da dove possiamo partire? Certamente dai diritti della persona. Non possiamo immaginare che nel nostro paese, che tra i paesi più vecchi del mondo, un numero sempre crescente di anziani che viene ricoverato in ospedale, viene accolto nelle strutture, viene assistito a casa con la collaborazione dei servizi preposti, vada incontro a questo intervento. Quindi creare una cultura non soltanto libera da contenzione, ma anche una cultura geriatrica diffusa, che fa sì che l'approccio all'anziano non sia la stessa cosa che l'approccio ad una persona adulta, in particolare agli anziani fragili e tra questi in particolare alle persone affette da deficit cognitivo o demenza. Certamente l'organizzazione, la cultura sostiene anche l'organizzazione, deve pensare che tra le persone ricoverate in ospedale una buona parte sarà e sarà sempre di più anziana, che nelle strutture residenziali per anziani non esistono più gli autosufficienti, nelle strutture che conosco, sono oltre a queste dove lavoro anche altre realtà, oggi è cosa rara che entri una persona in grado di deambulare. Arrivano persone che hanno già un'elevata compromissione hanno una grave disabilità e se non hanno una disabilità funzionale camminano ma hanno una disabilità cognitiva. Quindi queste organizzazioni devono cominciare a pensare in maniera seria ad una progettazione anche degli spazi adatti, ma naturalmente sostenuti da una cultura degli operatori della salute, ma direi anche una cultura più generale della popolazione, in cui l'anziano non sia visto come un problema da gestire, ma sia visto come una persona che ha dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione, tra cui anche il diritto alla cura e alla cura in libertà. Le ragioni per cui si applica la contenzione, quindi se il problema sono le cadute, se il problema sono i disturbi del comportamento, l'agitazione, la confusione, cominciamo a imparare a gestire questi problemi lasciando la contenzione come ultima scelta. La diffusione di una cultura geriatrica che non è così scontata in molte situazioni ha permesso di ridurre l'utilizzo della contenzione perché impariamo intanto a valutare in maniera obiettiva il rischio di caduta. Non possiamo pensare che tutti gli anziani, perché sono fragili, perché camminano con difficoltà, abbiano un rischio di caduta. Non è sempre così. Quindi cominciare a documentare ciò che noi mettiamo alla base come motivazione, come scelta, e cominciamo a lavorare su cosa si può fare in queste situazioni prima di arrivare a decidere di contenere, forse anche per qualche parte della giornata. Poi naturalmente abbiamo problemi, come abbiamo visto anche in psichiatria, di numero di infermieri, di operatori, medici che assistono gli anziani.
che sono un numero bassissimo nella mia regione, 901 minuti settimana per ospite, che vuol dire 2 ore al giorno, erogati da tutti. Quindi dentro questo calderone c'è il medico, l'infermiere, il coordinatore della struttura, quindi 2 ore vuol dire che è un tempo vicino alla persona, pochissimo. Gli infermieri sono molto più vicini al carrello della terapia nelle nostre strutture residenziali che non alle persone anziane. Quindi bisogna cominciare a ragionare in questi termini, nonostante il vincolo dell'ISO risorse ci metta veramente in crisi. Ma non soltanto i numeri, ma anche la formazione. Siccome sono infermiera, mi gioco questa opportunità e dico, bisogna pensare che per gli infermieri italiani, come già avvenuto in Inghilterra, come già avvenuto in Spagna, come già avvenuto in Belgio, alla fine del corso di laurea triennale, che sarebbe opportuno come in Spagna fossero 4 anni e non 3, ci fosse la possibilità di una specializzazione in quei settori che lo richiedono, e certamente l'ambito della geriatria e della psichiatria sono 2 ambiti che richiedono una specializzazione. Così come avviene per i medici, una specializzazione che è fatta di formazione e di frequenza di questi ambienti, documentando che si sono assistiti un numero congruo di pazienti affetti da demenza, a rischio di cadute, negli ospedali, in casa di riposo e così via. Possiamo partire dalle caratteristiche delle persone contenute, cominciare a descrivere la fragilità, la disabilità funzionale e cognitiva, pensando cosa sia possibile fare per gestire, rispetto della libertà di queste persone, questi problemi. Mi sembra interessante come sono partiti i nostri colleghi inglesi, che avendo come unico mezzo di contenzione da poter utilizzare le spondine, si sono dotati di questo che potremmo chiamare algoritmo decisionale, utilizzando 2 criteri che sono quelli della presenza di confusione o comunque di uno stato di coscienza alterato e della mobilità. E quindi hanno dato indicazioni precise perché quel gesto di alzare le spondine fosse preceduto da un pensiero che deve sempre guidare il nostro gesto. Per cui se la persona è confusa e disorientata e non è né indipendente né immobile o può muoversi senza aiuto dal parte del personale, non utilizzare le spondine. Perché quella sarà la persona che cercherà di scavalcarla. Se la persona è orientata e vigile, vuoi utilizzare le spondine? Qualche volta gli infermieri dicono, me lo chiede il paziente, vorrei vedere quanto questa richiesta è indotta dal fatto che tutti i pazienti intorno a lui hanno tirato sulle spondine, datele anche a me, deve essere un gadget che l'ospedale mette a disposizione. Comunque lì puoi, cioè comincia a ragionare pensando che quelle spondine così diffuse non siano la causa di un danno maggiore, e quindi cominciare anche partire anche da lì, e poi partire anche dal fatto che non possiamo limitare tutti i rischi, tornando al concetto dei limiti di cui si partiva prima, Non abbiamo fatto soltanto ricerche sui freddi numeri, abbiamo anche intervistato un campione di infermieri e vi riporto il racconto di 2 infermiere, anzi un'infermiera e un'operatrice di una casa di riposo, che ci ha raccontato la storia di questa signora Maria, che aveva la malattia di Alzheimer che le aveva tolto la consapevolezza del pericolo. Vagava senza meta, ogni porta era una tentazione troppo forte, l'apriva e via. Cadde 1-2 volte, grande spavento, nessuna grave conseguenza, ma non si poteva continuare così. Quando eravamo impossibilitate a controllarla, d'accordo con il medico della struttura, la contenevamo con una cintura sulla poltrona. Un po' di musica di sottofondo, qualche volta cantilenava e si cullava, altre volte si agitava e cercava di liberarsi. Una pena vederla così. La proteggiamo, dicevamo tra noi. Poi forse ci siamo abituate. Era normale contenerla. Ha vissuto il resto della sua vita, 3 anni, contenuta su una poltrona per il rischio di perdersi. Anche come gli infermieri, i medici, tutti gli operatori percepiscono la contenzione è importante, perché se noi confidiamo che la contenzione sia il mezzo per proteggere, quindi una eccezione positiva, per proteggere le persone che assistiamo,
difficilmente ci ricorderemo che la convenzione non solo limita la libertà di movimento, ma riduce e aumenta le abilità, e riduce le abilità funzionali e aumenta la disabilità. Questa signora camminava, dopo l'intervento di contenzione, deciso a seguire.